Capitolo 1. Un nuovo affare. Il notaio Riccardo Luvini uscì dalla sede della Genomic SRL e attraversò l'atrio di quel grande palazzo guardandosi intorno interessato. Gli era stato descritto spesso come un complesso notevole, moderno e all'avanguardia. Una struttura tutta in vetro e acciaio di 5 piani di altezza, dove lo spazio e la luce erano i padroni assoluti. Camminava verso l'uscita con la luce del giorno che filtrava attraverso le ampie vetrate e ammise che era davvero un bel edificio, un tributo all'edilizia moderna. Però non lo avrebbe mai cambiato con il suo palazzo, sede storica dell'ufficio. Certamente non così moderno, nemmeno antico, forse non così bello, ma a lui molto caro. Era un uomo di altezza media, leggermente rotondo, elegantemente vestito in blu, sempre perfettamente sbarbato e, grazie ai capelli tinti di un castano chiaro, dimostrava meno dei suoi 63 anni. La fronte alta e gli occhi sempre attenti e vivaci di un marrone scuro lo rendevano un uomo interessante, nonostante i lineamenti duri che denotavano determinazione e personalità. Due caratteristiche che il notaio Riccardo Luvini aveva sempre avuto. Era ciò che gli aveva permesso di percorrere tanta strada nella vita e di raggiungere i risultati che si era prefissato. Mentre usciva all'esterno e si dirigeva verso l'auto, un sorriso soddisfatto si delineò sul volto, pensando ai risultati che aveva raggiunto in tanti anni. E l'ultimo tassello era stato posto proprio quella mattina. Arrivò alla sua berlina di lusso blu metallizzata e la ammirò serioso per qualche istante. Soddisfatto, si disse che per 6 mesi poteva andare benone e poi l'avrebbe cambiata. Mantenere sempre alta apparenza e stile, questo era uno dei suoi motti. Fece manovra e uscì dal parcheggio, immettendosi nella strada principale di quella piccola cittadina priva di traffico a quell'ora del mattino. Era una piccola città come tante se ne possono trovare lungo tutta la penisola e anche se non ci era nato, ormai la considerava casa sua. Abbastanza piccola per viverci bene, ma comunque vicina ai grandi centri finanziari e commerciali. Una cittadina che offriva, appena usciti dalle arterie principali, ancora grandi scorci di campagna placida e tranquilla. All'interno, invece, si trovava la parte storica e la periferia moderna, dove ogni esigenza poteva essere soddisfatta. Non gli aggradava la grande metropoli, preferiva qualcosa di più gestibile e la sua personalità si rifletteva in questa scelta. Dopo pochi minuti, il telefono iniziò a squillare. Guardò il display sul cruscotto e vide il nome del chiamante, Luca Morini. Se lo aspettava da un tipo così ansioso. Voleva sicuramente avere rassicurazioni sull'esito dell'affare. Accettò la chiamata e rispose in modo diretto. «Eccomi, Luca! È tutto a posto!» «Oh, finalmente! Quindi tutto bene?» Odiava questa perenne ansietà di notizie e non mancò di farlo causticamente notare. «E perché? Qualcosa sarebbe dovuto andare male, scusa?» «Io non so come fai a essere sempre così calmo, accidenti a te. Ma lo sai quanto ci giochiamo questa volta? Almeno la metà del patrimonio!» «Che domanda retorica e scema!» pensò. Se non lo sapeva lui, che aveva redatto l'atto di costituzione della nuova società, chi doveva saperlo? «Tutto è andato come previsto, nessun intoppo e nessun problema. Puoi stare tranquillo!» «Uff!» sospirò Morini. «Bene, meno male. Senti, quella testa di legno ha detto qualcosa o si è mostrato dubbioso sul...» «Luca!» lo interruppe seccamente e con voce autoritaria il notaio. «Siamo al telefono!» «Già, scusa, hai ragione, ma non ci sono problemi, no? Quindi possiamo parlare liberamente o credi che sia meglio...» «La prudenza non è mai troppa e non si parla di certe questioni al telefono. Sarò al country club tra 30 minuti. Ci vediamo lì!» E riagganciò bruscamente premendo il tasto sul volante. Scosse la testa.
rimaneva poco convinto e infastidito dall'atteggiamento di Morini. Lo considerava perlomeno imprudente, di sicuro superficiale. Lo conosceva da 15 anni ormai ed era il presidente di una holding capogruppo operativa con 5 società controllate. E ora, dopo l'operazione di stamattina, tutte sane e inattivo. Aveva redatto lui tutti gli atti delle società. Era sempre stato il notaio di riferimento per la holding e le consociate a essa legate. Ma era anche molto di più di questo. Sorrise nel pensarci, ma non bastò a cancellare il senso di irritazione. Luca stava diventando avventato e nervoso, e ciò poteva comportare dei rischi che lui non voleva assolutamente correre. Questo era il modo migliore per far nascere dei sospetti nell'Agenzia delle Entrate o nella Guardia di Finanza. Era giunto il momento di parlare chiaro con Luca, o si sarebbe ritirato dal gioco. Era arrivato a quell'età senza mai una macchia o un problema e, di certo, non voleva rischiare tutto ora. Il prestigio guadagnato, il rispetto, i soldi e il potere. Non aveva nessuna intenzione di perderli.